Allora, lo scopo di questa serata qua, di convocare tutti quanti i cittadini, imprenditori, artigiani, è quello di praticamente unire le nostre forze per far sì che, se è possibile, far decollare un po' qualcosa in questo paese, che sinceramente sono anni e anni che non si riesce a fare granché, visti i momenti, viste le difficoltà dai governi nazionali, provinciali, regionali, però non si fanno grandi cose. Ormai è un ritornello solenne questa zona rossa, tutte queste cose qua che non si possono fare, però io dico, è per certo che costruire a Sant'Anastasia case residenziali o costruzioni popolari è impossibile, però c'è tanto da fare, come, che posso dire, il recupero, le infrastrutture, servizi, opere di potenziamento delle fogne, strade, perché le strade sono rimaste quelle che erano 40 anni fa. 40 anni fa nella mia famiglia c'era una sola macchina, oggi ne siamo 5, però ripeto, le strade sono quelle che erano 40 anni fa. Io non è che voglio dare la colpa a qualcuno per il passato, il presente, io dico, muoviamoci tutti quanti insieme, vediamo che cosa possiamo fare. Ognuno può portare il proprio contributo ed è un piacere che per noi, per il paese, per i cittadini, ma per i nostri stessi figli, che cosa ci si lascia qua, facendo praticamente una politica che sta ferma, non riesce a decollare, non si fanno proposte, non si fanno progetti, non lo so, non è che uno cerchi chissà quali miracoli, quali cose, ma quello là che serve proprio al cittadino per fare una qualità di vita migliore. Sant'Anastasia è una bella realtà. Io, a differenza di tanti che criticano, io mi sento orgoglioso e fiero di essere nato a Sant'Anastasia. Sono un patriota e mi batto per il paese. Dico, perché dobbiamo parlare, criticare senza soluzione? Ripeto, io non cerco colpevole per il passato, il presente. Cerchiamo di mettere insieme le nostre forze, uniamo, troviamo un risultato, un beneficio per tutti quanti, per noi cittadini, per i nostri figli, per l'amministrazione, perché quando uno lavora bene, è come un attore, quando recita, se va bene, se, praticamente c'è un applauso, ma se stecchi stanno i fischi. Loro sono gli attori, devono suggerire a noi che cosa possiamo fare, e noi dietro di loro siamo sempre a disposizione in qualsiasi momento. Grazie.